benvenuti in un nuovo video e dopo 15 giorni finalmente siamo andati a fare la spesa. Siamo andati all'Ocean, infatti da come potete vedere anche dalla busta qua. Allora, io inizio a farvi vedere le cose più ingombranti che già state vedendo. In più abbiamo preso anche una confezione di patate che vabbè sta in cantina. Allora, una confezione da 8. Queste qui sono le grandi Coca-Cola con zero zuccheri. Poi abbiamo preso questo qui, ce l'ha preso mamma, yoga, sì, questo qui è all'ace, che a mia sorella piace molto, e avevo preso due confezioni. Poi un'altra confezione, sempre lo stesso marchio, però arancia rossa. Io tra i due sono team arancia rossa, fatemi sapere voi che team siete. Allora, iniziamo col primo bustone, abbiamo speso in totale sui 100 euro. Allora, abbiamo preso, no raga, sono qui le patate, eccole qui, patate novelle, eccole. Poi vabbè raga, io li amo, eccole qui raga, li trovate all'Ocean, nessuno di voi riesce a trovarle, ma raga, se non li trovate all'Ocean vedete anche al Conad, c'è un'altra versione proprio tipo, come tipo il sacchetto delle patate, tipo, come si dice, monoporzione. Comunque misura fibre extra, crackers integrali con barba e betole e carota nera. Cioè, raga, questa è la terza, quarta volta che le riprendo, sono troppo buoni. Allora, una confezione di sandwich, questo qui della Morato. Allora, raga, il prezzo è ottimo, se non sbaglio sta intorno all'euro e qualcosa, ma infatti come vedete è bello grande. Troppo buono. Mi piace la mattina tostato, vicino all'albume, queste cose qua. Poi vabbè, un pacco di crostini, come non so se già ve l'ho detto, vabbè, ma ormai lo sapete, la mia spesa è mista, quindi ve ne accorgete anche un po' quali sono i prodotti miei e quali sono i prodotti dei miei genitori, cioè dall'altra mia famiglia, l'altra metà. Ecco, allora, pasta di Vella, questa è una pasta mista, 41, quella qui, noi ci troviamo molto bene con la pasta di Vella, De Cecco, Barilla, prendiamo sempre un po' questi marchi. Eccola qui, De Cecco, farfalla. Sono le farfalle. Che farfalla, farfalle. Eccola qui, che bella questa confezione. Poi ho preso due confezioni che al momento vedo solo una di gallette. Allora, ragazzi, secondo me ho l'Ocean, io le gallette, tantissime gallette, perché questo comunque è il pacchetto, questo è proprio un consiglio che voglio darvi, è 120 grammi. Costa all'incirca questo sull'euro e qualcosa, voi dici ma wow, non è tanto per un pacco di gallette, però raga, ci sono delle gallette del Lidl, un pacchetto proprio grande, pesano, hanno il volume di quelle gallette pochissimo, cioè non è neanche 10 grammi la galletta, vi ho detto tutto, cioè con 40 grammi di gallette, non so quante gallette vi mangiate e non costa neanche 50 centesimi il pacchetto, è quello lì tipo rosa, e infatti quando andrò, visto che ultimamente lo sto dando spesso, queste qua sono gallette, vabbè ovviamente queste sono biologiche, ok. Però sinceramente raga, a me biologico no, non mi interessa, non le ho prese perché sono biologiche, ma mi servono per un video e sono le uniche. Poi vabbè, Nutella, quella qui mitica Nutella. Poi queste qua sono le olive, perché sabato non facciamo la pizza ma facciamo le focacce, cioè mamma ha fatto una focaccia con la zucca, raga, non c'entra niente, ma io mi sono innamorata della focaccia che fa. Poi, vabbè, mio padre, perché c'era anche lui, hot ketchup piccante. Poi. Oddio, si è schiacciata tutta della Buitoni. Questa qui è la pasta brisée rotonda. Sì, raga, se vedete i peli, chi se ne frega. Brisée rotonda. Poi, spaghetti voiello. Sì, mamma stava a corto di pasta perché c'è stato un periodo in cui non abbiamo comprato molto, molta pasta così, ma di solito sempre un po' pasta fresca, quindi ci serviva. Poi ho preso tre confezioni, l'altra sta nella busta. Roberto, tutto il buono del pane, gran piadina con l'extravergine d'oliva. 1, 2 e 3. Tre confezioni. Poi, cosa ha preso qui? Cosa c'è? Grana padano. Sì, grana padano. Stava in offerta. Ultima cosa di questa busta e passiamo ad un'altra busta. Sono le Kinder Brioche, semplice bontà. Eccole qui, oh. Ultimi due sacchetti. Abbiamo questo qui. Allora, raga, ho trovato questa confezione piccolina, io all'Ocean li trovo sempre, però non li ho mai presi, ma sinceramente raga, non vi fate tipo
Ok, no, non la prendo perché costano troppo. Perché pensate che sono 3,50 euro, io l'ho pagato 3 euro e qualcosa. Però pensate che uno grande sta, io lo pago anche 2 euro. Quindi alla fine questo conviene. Sì, è vero che sono i piccolini, ma non sono neanche tanto piccoli. Saranno 100 grammi l'uno. E ne ho presi 5. Almeno quando lo apro lo mangio pure subito. Lo smaltisco subito, adoro. Io li prendo sempre duri perché altrimenti subito si fanno. Poi sono l'unica, quindi. Una confezione di gocciole, che raga costano un botto veramente, ma va bene. Poi ovviamente il riso, cioè va bene, ma mi è abituata a prendere un po' questo qui, tipo anche il marchio, perché mi piace questo qui, o il riso scotti, o questo qua. E a me sinceramente mi va bene anche il sottomarca, quindi io mi trovo molto bene anche con quelli là dell'Eurospin, però vabbè. Gallo, a volte ci sono i vizi di famiglia, ecco. Gallo riso dal 1856, no, perché di solito questo qui per fare i risotti viene a quel gusto in più, quindi notano subito la differenza i miei. E quindi ha preso due confezioni di questo qua. Cioè, ragazzi, io mi sono resa conto che il riso scotti non si può comprare, cioè, ma nel senso che costa tantissimo, cioè stava quasi 4 euro il pacchettino. Cioè, io mi stavo sentendo male. Allora, ho visto che è uscita anche una novità di couscous, ma sinceramente non l'ho trovato, ma secondo me sarà un casino di euro. Allora, ha preso questa, vabbè, spuma di champagne, mamma mia, emolliente, vabbè, raga, un classico bagnoschiuma. Andiamo avanti. Ragazzi, mancava la pasta, ve l'ho detto. Io questa è la mia pasta preferita. Io quando non lo so, quando vedo questa pasta mi viene in mente la carbonara. O perché io amo questo tipo di pasta, sono le mezze maniche. Cioè, raga, io impazzisco. Ma il formato integrale non c'è. Però, raga, sapete che io spesso mangio anche la pasta così, non mi faccio più problemi. Ok, gallette. Poi, dado, brodo vegetale. Che mia mamma lo compra ogni tanto perché, raga, neanche lei usa questo, preferisce farlo lei, infatti lo fa sempre lei, però a volte può capitare che non si ha tutto per fare il brodo e quindi si usano questi dadi. Oh, la busta più succulente. Allora, io ho voluto prendere queste qui senza glutine, ma sinceramente, raga, non ho visto neanche dietro perché io non mangio queste cose, lo sapete. È solo che voglio del colore perché si sì, devo fare un video, quindi le ho volute prendere per questo. E sono tipo tortillas, sì, tortilla di tortilla? Vabbè, di mais bianco della San Carlo. Poi, vabbè, questi sfiziosetti che sono gli arachidi ricoperti di paprika. Questi qui ha preso due confezioni normali e due invece al BBQ barbecue. Poi vabbè, formaggino, cioè raga, questo è ottimo. Io l'ho riscoperto da poco perché prima non lo so, pensavo sempre, no, vabbè, invece raga, i valori sono top. Cioè, poi vabbè, sono prodotti per bambini, diciamo, li mangio anche io che sono molto grande rispetto a un bimbo. Però ragazzi, sono troppo buoni, sono sempre stata la mia dipendenza e top. Poi una confezione di ciliegine fresche. Raga, devo dire la verità che all'Ocean ultimamente per me, infatti come vedete vi sto facendo vedere più cose dei miei che per me. Però raga, pure dopo che vi faccio vedere volevo prendere qualche yogurt in più. Cioè sinceramente sono andata principalmente pure perché volevo prendere, invece di prendere tante piccole confezioni di yogurt, volevo prendere proprio la confezione grande. Raga, zero, solo yogurt colato, senza greco, senza. Oppure, raga, c'erano yogurt greco, però quello là con i grassi, sinceramente ne volevo uno proprio assoluto. Niente, vabbè. Pure la Philadelphia Light, cioè no, Light, scusa, Active, tutte queste cose qui, non le ho trovate l'altra volta neanche adesso, però vabbè. Comunque, sono queste ciliegine. Poi ha preso burro. Io ho preso questo sempre perché io prendo queste cose a parte così, ma poi perché vi voglio fare un video che sono della Patamore, Patamore, vabbè, raga, chissà comunque, gli originali che sono dei tipo trofie con gli spinaci freschi, fa con farina di frumento, uova e spinaci. Vabbè, raga, mi servivano, sono verdi, spoiler. Poi ha preso due della Vallelata. Queste qua sono robiole, ma se non sbaglio, sono 4 o so 3. Poi
bauletto bianco, mulino bianco, mitico, eccolo qui, qui c'è lo scontrino che mamma lo cercava. Ok, poi cosa ha preso più? Asiago doppio. Raga, ecco perché vi faccio tutta la spesa, perché a parte che voi siete curiose, poi robiola, cioè raga, con tutta questa spesa siamo bene per 2 o 3 settimane, di più pure. Di solito io infatti, io, che vedete da me, non c'è quasi niente, perché ero andata principalmente per prendermi le cose da frigo. Ho preso yogurt greco, questo qua della Olympus naturale, e ho preso 3 confezioni. Ma raga, io punto settimana prossima di andare all'Eurospin, perché lì trovo un sacco di cose che mi servono a me, quindi settimana prossima ci vado. Poi, Fitline Exquisia, io adoro quelli là senza lattosio, però raga, ho trovato questi in offerta e ho preso questi. Non so, raga, ma quelli senza lattosio, io non sono intollerante al lattosio, ma io li trovo molto più buoni, non lo so, quelli sono, no, pesanti, però quel retrogusto troppo. Invece troppo buoni gli altri. Poi mamma ha voluto prendere questo qui, pan bauletto ai cereali e soia. Questo qui io già l'avevo provato ed è molto buono, sempre mulino bianco. Ah, per la zia di mia sorella, che penso che quando lo vedrà impazzirà, della Faye riso latte vaniglia. Allora raga, questo dovete prenderlo perché sembra di mangiare panna cotta. Infatti mi sono presa io gli ultimi due, ho fatto questi, almeno me li devo prendere. Ho detto basta, chi verrà dopo di me li cerca, non li deve trovare. Perché io non ho trovato niente. No, scherzo, raga. Non è vero. Allora, mamma ha preso Philadelphia, che comunque la Philadelphia del, cioè guardate quanta spesa. La Philadelphia solo all'uscio, mamma trova la confezione grande con un prezzo ottimo, ma stavolta non c'era, quindi ha preso 3 normali. Poi io ho preso una grande confezione che non ho visto neanche la scadenza, 26 giugno. Albume d'uovo che ultimamente lo sto usando tantissimo, quindi anche per mangiarlo così a colazione, quindi ho voluto prendere direttamente la confezione grande per evitare gli sprechi, che qua per aprire c'è stato tanto bello scritto per aprire, io ogni volta che lo apro non vi dico che combino perché sono impedita nell'aprire queste confezioni. Albume d'uovo ricco di proteine senza additivi né conservanti, aia. Eccolo qui. Infatti mamma mi ha fermato e ha detto non prendere un sacco di cose che settimana prossima ti accompagno all'Eurospin e ti prendi tutto l'albume, lo yogurt che vuoi, mamma lasciami in pace il frigo. Va bene, alzo le mani. Sotto sta minaccia, raga, voi che fate? Che fate voi? Ho preso uno yogurt a cocco, io di solito li trovo sempre in offerta quando prendo il Faye perché raga, potete capirmi che sta un botto non in offerta, tipo questo l'ho pagato 1,30 euro. Un suicidio proprio. E io di solito li trovo 80 centesimi, 99 centesimi. Infatti, quando li trovo faccio scorta, però l'ho preso sempre per una cosuccia, altrimenti evitavo. Poi, questo qui abbiamo quasi finito, che sono i tovaglioli. Forse questo è il video più lungo della storia. Ho preso 2 confezioni che io, raga, le trovo solo all'Eurospin, sì, scusatemi, all'Ocean, ed è pasta Fillo. Mi trovo troppo bene, raga, devo fare i miei adorati fagottini. Poi ho voluto prendere questa qui dell'Exquisia, non l'ho mai trovata, stavolta l'ho trovata, senza lattosio, questo qui pure per sostituire un po' la, come si chiama, la Philadelphia Active, l'ho presa, ovviamente i valori dell'Active, cioè scusatemi, della Philadelphia Active sono tutta un'altra cosa, ma raga, proprio una scemenza di grassi in più, e quindi ho voluto prendere questo. Per ultimo, abbiamo il lievito, sì, è lievito. E quindi niente, ragazzi, io e la mia mega spesuccia vi salutiamo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale se vi va e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!